Sì, andiamo sulla spiaggia, però piano, piano, brava. È tutta eccitata perché sono 2 giorni che siamo chiusi in camper, tra pioggia, come potete vedere, sono pozzanghere dappertutto, vento forte che si sono divertiti a fare windsurf. Oggi è una giornata fresca, però perlomeno non c'è vento. Lo dico a bassa voce perché questi mi odiano quando dico meno male che non c'è vento, che loro vengono qua per il vento. Vabbè, a noi piace così però, può anche essere fresca però, capito? Non quel vento esagerato. Gaia, piano. Gaia, piano. Salto eccitata sta. Accendere ora che la sciolgo. Ho detto piano. Gaia, ho detto sì, piano però. Accendere ora che la sciolgo le combine. Ferma, ferma, piano, Gaia, piano. E voglio dire piano. Ah, mannaggia, mannaggia. Ah, che bello. Eh sì, mi sono vestito un po' più pesante, perché comunque il sole è caldo, si sta bene al sole, però comunque l'aria è fresca.
quanto mi piace il Bob Marley, me lo devo mettere. Una delle cose comode che c'ha questo camper, per esempio, è la doccetta. Comodissima, perché uno sale dalla spiaggia e si sciacqua i piedi. Così si leva la sabbia e sta in grazia di Dio. Una cosa molto comoda. Hai preso posizione? Beh, non ti do un viuzzellino, aspetta là, stai fermo. Il giorno dopo vado in spiaggia, la mattina, e penso di stare con un cellulare. Invece vedo che non ce l'ho. Volevo far filmare una scena, ci stanno dei gabbiani belli. Che faccio? Niente, ormai sono sulla spiaggia, ho pensato di pescare, ho pensato di fare qualcosa là, quindi rimango con la mia sediolina sulla spiaggia tranquillamente. E penso che l'ho lasciato in carica, ma quando arrivo in camper non è così, non c'è nemmeno in camper. Oh oh. Mamma mia, vi avevo perso! Vi avevo perso in mezzo alle dune, ah, un po' grazie a Gaia, un po' all'occhio mio, siamo riusciti a ritrovarvi, ovvero il cellulare. Madonna che spavento, ah. Vabbè, tutto è ben quel che finisce bene. Eh sì, siamo stati sulla spiaggia fino ad ora. Gaia ormai qua sta proprio libera dappertutto, cioè non c'è proprio bisogno che gli dico proprio niente. Quindi sto proprio tranquillo, sta diventando più matura, più grande. Meno male, va. Mamma mia, che corsa ho fatto. Qua. Oh, è caduta la sedia, buttato tutto per l'aria. Vabbè. Ah. E va bene, comunque una bellissima giornata perché fino ad ora non c'era proprio vento. Volevo pescare un po', sì, una novità, una nuova novità. Ora vi racconto. Ah, che bella che sei. Eh sì, la novità è che visto nel mondo in cui viviamo mi sto organizzando per la sopravvivenza. No, mi avevano regalato questa canna, Angelo mi aveva regalato questa canna con questo mulinello, ma il mulinello non andava più bene, giustamente, manutenzione, poi era rotto qua, vabbè, alla fine niente, ho preso un mulinello nuovo e poi mi hanno consigliato per pescare qui queste esche, sono tutte esche finte, io non ho mai pescato con l'esca finta, ma è impossibile pescare con questa qui, impossibile. Ci ho provato, ma l'ero portata la canna sulla spiaggia, ma che io non posso proprio lanciare, non posso fare niente. Dovrei tenerla legata o chiuso nel camper e mi dispiace, però comunque mi sono organizzato, poi ci stanno altre cose, vabbè. Chi è pescatore lo sa, poi deve essere attrezzato un po' di tutto, quindi c'è un po' di tutto, ami e vabbè, e quindi proveremo anche a pescare prossimamente, faremo la sessione il pescatore che non sa pescare, vediamo che pesca. Ci proviamo un'altra volta, mi sono portato la canna giusto per, la mattina è presto, in spiaggia non c'è nessuno, ma spero che non faccia la stupida come ieri, mi fa provare perlomeno un paio di lanci, ma non perché voglio pescare, perché voglio provare il mulinello. Non c'è proprio nessuno oggi, non c'è proprio nessuno, è un primo pesciolino, guardate questa come sta. E lo buttiamo a mare, chiaramente è una spigolina, ma è piccolissima. E ci stai ferma o no? È andata, è andata. Impossibile comunque pescare con questa. Secondo me alla fine acchiapperò una Gaia, una pesciona enorme. Vabbè, abbiamo giocato un po',
Ma facciamo un altro tiro giusto per se Clay. Devo lanciargli la pallina quando devo prima di lanciare la canna. La sta cercando. Ci rinuncio. Ci rinuncio. È impossibile con questa bestiolina. Che spettacolo è oggi. Non c'è vento, infatti non ci sono i soliti kite, windsurf eccetera, perché non c'è proprio vento. Il mare è bello, la giornata è stupenda, guardate che circo. E beh, per la sopravvivenza diciamo che posso, ce la posso fare per la sopravvivenza. Ho preso due spigoline piccolissime che chiaramente abbiamo ributtato in acqua, ma con questa è quasi impossibile. È stata 3 ore a cercare il pesce in acqua che è buttato. Quando tiravo l'amo dovevo buttare prima la pallina e poi dopo potevo lanciare. Quasi impossibile, se non impossibile. A meno che non si abitua. Comunque la sopravvivenza c'è. Due spigolette perlomeno mangiavo. Devo fare un po' di pratica. Vabbè, può darsi pure che oggi non è la giornata adatta. Io poi devo imparare pure il fatto delle maree, tutte queste cose qua. Vi faccio vedere il pescatore inesperto come pesca. Se c'è il pesce, io dico sempre la stessa cosa, se c'è il pesce. Se c'è si pesca, se non c'è non si pesca, hai voglia di tecniche. Oggi non c'è nemmeno un aquilone, non c'è vento, infatti siamo fuori. Ora siamo entrati perché devo mettere a posto un po' di cose io. È vero, e tu ti riposi un po'. Sì. Ma come sei bella, ma come è bella questa cagnolina, ma è diventata brava, ma è diventata... La signora in poltrona, posizione, deve tenere questa, la posizione della signora in poltrona. Sei ridicola. Beh, che ora si è fatta? Sono lì. Vabbè, le 4:15. E l'ora giusta. L'ora giusta per fare lo spuntino. Eh sì, non abbiamo pranzato, perlomeno facciamo lo spuntino. Buono spuntino a tutti. You got.